Allora, stasera siete qua davanti al Palla Mandela per protestare contro l'ennesimo aumento della tariffa. Perché avete deciso di costituirvi in questo comitato spontaneo? Allora, devo dire che io personalmente mi aggrego soltanto a questa serata perché mi è stato chiesto da me gentilmente ai consiglieri di minoranza che hanno accettato di fare un consiglio aperto. Questo consiglio aperto poi è confluito anche in questa manifestazione. Quindi il consiglio aperto è stato chiesto per dare un perché, anche una raccolta firme, anche un disagio dei cittadini che subiscono questa nuova raccolta senza averla chiesta e oltre a subire e a essere penalizzati nel trasportare, insomma, nel raccogliere l'immondizia, si vedono anche aumentare il costo. Questo è un po' il senso, diciamo, della serata. Cosa chiederete in questo Consiglio Comunale aperto? Ma innanzitutto faremo presente, appena sottoscritto, quello che attraverso questa nuova raccolta verticale non funziona. Cioè, era nato come una sperimentazione, abbiamo aspettato un attimino che procedesse questa nuova raccolta e non vediamo aspetti positivi. Quindi porteremo al Consiglio Comunale la voce delle persone attraverso lo strumento democratico che è la petizione, fare presente e fare che questa cosa non funziona e tornare alla vecchia raccolta, anche perché probabilmente avremo due tipi di raccolte differenti, cioè chi ha una raccolta di prossimità e chi ha una raccolta magari porta a porta, quindi pagando sempre eccessivamente una tassa, essere insomma non uguali nel servizio. Ci occupiamo di trasporti quotidianamente a favore dei pendolari per le questioni quotidiane appunto di questi, per poterli, diciamo, portare agli enti preposti. Ecco, stasera si parla di Tari, ma anche sulle tariffe del trasporto pubblico, insomma, ci sarebbe molto da dire. Assolutamente, e per questo abbiamo anche scritto al Presidente Cirio e all'Assessore Gabusi. Ci sono stati di recente, il 1° di luglio, gli aumenti, diciamo, programmati, perché poi è una legge regionale del 2013 che programmava questi aumenti automatici legati all'inflazione. Quindi quest'anno più o meno da 3,6%, dopo gli aumenti già del 2022 e 2023, erano in circa del 5,5% in media. Quindi assolutamente, diciamo, la contestazione non è tanto sull'aumento, ma il fatto che questo non sia legato alla qualità del servizio, perché purtroppo abbiamo visto al contrario un peggioramento negli ultimi tempi dei servizi offerti. Quindi assolutamente ci voleva un meccanismo che legasse appunto gli aumenti all'aumento della qualità del servizio. Ecco, cosa si può fare insomma per cercare di venire incontro a una grossa fetta della cittadinanza? Ricordiamo, una grossa fetta della cittadinanza è pendolare, quindi utilizza questi servizi quotidianamente. Assolutamente, per fortuna, beh, le tariffe urbane non sono aumentate, ma quelle extraurbane sì. Quindi quello che si potrebbe fare, secondo noi, e questo l'abbiamo scritto nella lettera appunto ai nostri amministratori, sarebbe quello di calmierare questo aumento, bloccarlo come hanno fatto in altre regioni, perché la vicina regione Liguria ha emesso un provvedimento di blocco degli aumenti automatici che erano previsti dal contratto che hanno sottoscritto con Trenitalia, così anche nel 2019 l'ha fatto la regione Calabria. Quindi assolutamente si può fare, si può intervenire. Se poi non si può applicare questo blocco, almeno introdurre delle agevolazioni fiscali, quindi detrazioni più alte o comunque delle compensazioni in qualche maniera che possano alleviare questi aumenti che affliggono i pendolari. Contestate anche il fatto che questo aumento per la Tari vada a coprire l'evasione ad Asti, l'evasione notevole. No, cioè, è stato chiesto un consiglio comunale aperto che noi abbiamo indirizzato al Presidente del Consiglio sulla questione Tari schizzata ancora di più alle stelle. Calcola che in Piemonte la media Tari è 295 euro, su Asti è 445 euro, cioè una media di spesa pro capite, e che quest'anno è schizzata alle stelle seguendo inflazione, ma che in realtà è frutto probabilmente di una gestione dei rifiuti che andrebbe rivista. Ci si è chiesto per questo e per la questione della raccolta verticale che, dove è stata introdotta, pare non dare risultati attesi e non essere una forma corretta di differenziata. Sulla Tari, ecco, il meccanismo con cui si genera la Tari, si sa che il Comune elabora questo PEF, piano economico finanziario, che va a
al CBRA che poi va ad Arera. Nel PEF ci sono previste chiaramente tutte le spese di gestione, di smaltimento, raccolta, spazzamento strade, eccetera. Ci sono delle cose su cui noi, per esempio, inviteremmo a riflettere, vabbè, a parte la gestione delle due aziende, ASP e Gaia. Dall'altra parte il tema è, per esempio, i costi dell'indifferenziata. Cioè, sull'indifferenziata noi spendiamo pro capite d'abitante, prevediamo come costo, una cosa che in città vicine ad Asti è a 7, 8, 10 euro, noi siamo a 26 euro. Quindi ci sono dei costi che generano probabilmente questa tari fuori misura. È chiaro che la gente, cioè, voglio dire, è arrabbiata, ce l'ha chiesto, ce l'hanno chiesto diversi comitati e noi abbiamo fatto la richiesta, perché non è che abbiamo un servizio diverso o che noi siamo un fiore all'occhiello della raccolta differenziata. Ricordiamoci che quando noi portavamo, dopo il disastro di Valemanina, all'esterno i rifiuti, e poi abbiamo introdotto la differenziata, in quel primo anno eravamo arrivati al 70%, oggi siamo, credo, non so se 66, 67, 65% di differenziata. Cioè, mentre in altri comuni si tracciano i rifiuti, si paga già con la tariffa puntuale, in parte, no? Una parte è puntuale, cioè quanto produci, c'è una parte del costo della tariffa che è legata a quanto tu produci di rifiuti. Noi qua abbiamo introdotto la verticale. In altri posti si fa col porta a porta e funziona. Ci sono città come Bra, Alba, ma Novara, Vercelli, che hanno livelli di differenziata che sono oltre l'80%, alcune addirittura il 90%. Quindi il problema è avere questa percentuale di rifiuti indifferenziati enorme, che sono frutto probabilmente di anni di disinteresse anche nel lavorare con la collettività. C'è una parte di evasione, c'è una parte di non dichiarazione. Ci dicono che con la raccolta puntuale, quella verticale, si è scoperto una parte di evasori. La domanda che noi ci facciamo è: come è possibile che questa quota in tutti questi anni non si sia scoperta, se non per adesso, perché si doveva dare il badge? Quello probabilmente è la parte di non dichiarazione di residenza e quindi di tariffa dei rifiuti assegnata a una persona, a una famiglia, è un problema. La parte di evasione è sicuramente un problema, però è un altro tema. Quanto incidono? Ecco, il meccanismo è molto complicato del calcolo della tari. Di fatto tutte queste concause io sono convinto che incidano, però non c'è stata una visione, una riflessione di andare a vedere in altri comuni: ma voi come fate che pagate, che ne so, 250 euro di media persona di tari? Cioè, sono passati 7 anni di questa amministrazione e tutte le volte viene riproposta con gli aumenti dell'inflazione, e quindi si rimane in questa situazione in cui la tari schizza.